un momento particolare perché andiamo a affrontare una partita importante contro, penso che sia uno degli avversari più impegnativi che potevamo trovare. Quindi è una partita che va affrontata in modo delicato, col sostegno, spero, di tutto il pubblico e di tutto lo stadio. Ho fatto 4 anni importanti, 4 anni belli, sono legato a quella città, la ricordo bene, quindi io non ho niente contro di loro, io gioco per pescare, giusto, e faccio il mio lavoro. E devo farlo bene, quindi per me sarà una partita importante perché è importante il risultato. Se segni esulti. No, non l'ho fatto neanche col Palermo. Catania Palermo segnato al derby non è risultato perché sempre chi mi porta rispetto, io porto rispetto. Loro me l'hanno portato e io credo che il minimo sia non esultare per rispetto della gente che mi è stata sempre vicino anche in momenti difficili di quei 4 anni. Quindi credo che è giusto non esultare perché è una forma di rispetto, ma questo non significa che non sia se faccio gol, ma spero che sia di fare un gol, un gol decisivo. Comunque un gol importante che vale per noi punti importanti nella classifica. Questi anni ha avuto un direttore generale, secondo me, molto bravo, che hanno lavorato molto bene all'estero, soprattutto in Argentina, che hanno preso giocatori che assomigliano un po' a noi come carattere, perché sono sanguigni e gente che non molla mai. Sì, qualcuno è rimasto male perché mi hanno fatto una proposta di 2 anni di rinnovo di contratto. E per me era facile accettare perché sarei rimasto in Serie A e sarei rimasto in una città dove stavo bene, dove tanta gente mi ha voluto bene per quello che sono. E io non ho accettato perché mi hanno fatto una proposta e secondo me non era una proposta giusta per quello che avevo dato e per come mi è stata fatta questa proposta. Non è una questione di soldi, io non ho mai fatto un problema di soldi, anzi. Lo dimostra il fatto che ho scelto comunque Pescara rispetto a un'altra squadra che mi dava molti più soldi magari. Quindi non gioco per i soldi e non l'ho mai fatto, gioco perché devo sentirmi importante, devo sentirmi un giocatore importante perché riesco a dare quel qualcosa in più che magari se non lo sono non lo do. Noi dobbiamo correggere velocemente l'approccio, infatti per quello ho detto che la maggiore insidia siamo noi, perché se non correggi l'approccio iniziale il problema dipende da noi, non dipende dagli altri, perché possiamo incontrare qualsiasi squadra. No, può essere acuito ancora di più Ma perché se insomma il Catania è mentalmente una squadra veloce. non trovi l'equilibrio giusto, fai fatica con tutte le squadre, specialmente con una squadra brava come il Catania, che è brava a chiudersi perché difende in 11 tutti sotto la linea della palla e ripartono molto bene in velocità e poi hanno grande qualità. È cambiato tanto il mio stato fisico, nel senso che comunque ora sto bene, ora ho iniziato a giocare, quindi io avevo detto che avevo bisogno di giocare. Sono venuto qui senza una preparazione. Quindi sai, un ragazzo di 1,94 senza preparazione comunque fa fatica. E poi ho avuto il problema alle tendinite al ginocchio e mi ha costretto a stare fuori, quindi è stato un po'. Alcune volte è stata scelta tecnica, alcune volte purtroppo fisicamente non stavo bene e quindi lo pagavo sul campo, rischiavo da fare, anzi come ho fatto anche delle figuracce, ma non mi sono mai tirato indietro. A costo di giocare devi andare incontro anche alle figuracce perché ti aiutano a crescere, no? E mo invece in queste 4 partite ho trovato continuità. Al di là del compagno che ho a fianco, io l'importante è giocare e fare bene. E siamo consapevoli che siamo una squadra che nonostante magari non è venuto qualche risultato, o qualche risultato è stato bugiardo, vedi domenica a Milano, e secondo me non è un risultato giusto, comunque hai la consapevolezza di essere ancora attaccata a tutte le altre e di poterla giocare fino alla fine.